Ragazzi, benvenuti, ritrovati su Turmoil. Dopo tanto tempo è il ritorno del petrolio. Perché lui è lui. 43 semplici. Eravamo rimasti che dovevamo fare un sacco di cose. Io ho $84.000, ho il 25% delle azioni e voglio puntare proprio su esse. Voglio puntare sulle azioni piuttosto che comprare espansioni o altro. Andiamo al municipio e andiamo subito con l'asta per i terreni o l'asta per le azioni. Per le azioni, facciamo prima. Vi ricordo, prima del prossimo episodio, ragazzi, come ai vecchi tempi di questa serie, 5.000 like sotto questo video e ci sarà subito il prossimo episodio. Asta per le azioni, un bel 6%, attenzione. Un 6% lo potrei pagare. Pum pum pum. 50.000? Un po' troppo. Vediamo gli altri cosa danno. 23.000, 37.000, 73.000. Quello che potrebbe rompermi le scatole è Riccardo. Gli altri no. Per cui sopra, cioè a 40.000 potrei acquistarmelo io. Almeno che Riccardo non rompe le palle, perché gli altri non hanno neanche 40.000. Dunque, io punto per i 40.000. Se Riccardo me lo fotte, ame. Tanto Riccardo è al 12%. Io devo combattermelo con Daisy, che siamo al 25% entrambi. E Daisy ha 23.000, non ha soldi. 40.000 lo compro io. 40.000 lo compro io. 40.000 lo... 50. 54. Oh, Riccardo ha rotto le palle, come detto. 43.000 se lo aggiudica Riccardo. Ma che Pasqua. E va al 18%. Su 6%, ragazzi, mi dà la distanza da Daisy proprio. Bam. Vabbè, andiamo a cercare. Andiamo a cercare. Ah no, che pirla. Prima devo comprare il terreno. Pirletta. Siamo agli sgoccioli, signori. Siamo agli sgoccioli dei terreni. Siamo agli sgoccioli. Compro questo. Non posso, me lo la... la signora me lo fotte. Perché secondo loro è il migliore questo. Secondo me pure. Allora compro questo. Compro quello dopo. Che me ne fotte a me. Guarda che si scannano. Guarda, si scannano. Si scannano. Costa 6.000 quel terreno. 8.000. Rilancia. Ok. Ok. Andiamo avanti. Raga, non gioco a sto gioco da un botto di tempo. Non me lo ricordo più. Allora dobbiamo comprare i rabdomanti. Questo me lo ricordo. Ne compriamo tre. Compriamo i due vacalli. I due vacalli. E andiamo. E dai, a vendere a destra, che è più alto. Fantastic for you babies. Iniziamo con la prima trivella, che la mettessi qua. Ok, guardate qua. Non mai, ma, ecco, proprio mai sopra. Mettiamola qua al centro, adesso qua a sinistra trova l'altra, guardate. Wow, mamma. Raga, io prevedo piacere, Mago Merlino, prevede il futuro. L'ho sempre previsto il futuro e sempre lo prevederò. Trovato il primo macchio di petrolio, eccolo, bambete. Cerchiamo anche il secondo, avendo fortuna. Però il problema è che non abbiamo soldi. Ora aspettiamo che i vacalli vadano a vendere e non ho più soldi. Proviamo qua se abbiamo culo subito all'inizio. 125, vai. Vai che lo trovo subito all'inizio. Culeschio, non c'ho culeschio. Fantastico. Con la X mi ricordo di... Ah ok, andiamo a vendere di qua. Chi sta alzando di qua? Veramente sta scendendo entrambi. Però non avendo soldi forse è meglio fare così. Ricerchiamo il petrolio prima di fare potenziamenti vari. Ricerchiamo il petrolio. Che Pasqua, però sono proprio sotto, era. Dai, questa è sfigola. Questa è completamente sfigola. Trovato. Meno male. Trovato. Oh. Ora puntiamo sull'acquisto dei nuovi vacalli. Possiamo comprarne un altro. Sta salendo particolarmente a destra. Fantastico. Ora possiamo cercare l'altro petrolio. Trovato. Siamo a un dollaro. Allora a questo punto io potenzierei i cavalli. Pampete. Oh. Potenziando i cavalli possiamo trasportare più roba. Ora invece potenzierei nulla. Potenzierei i tubi? Compriamo qualche cavallo in più e potenziamo i tubi, forza. Compriamo un po' di cavalli. Fantastico, andiamo magari a 10 cavalli. 8, 9, 10 cavalli. Andiamo a vendere di qua e ora possiamo potenziare i tubi. Forza. Ok, potenziamoli tutti in modo che possiamo portare e trasportare più roba. Ok. Prossimo potenziamento, ragazzi, la velocità dei cavalli. A mille. Ok, ora, ok, la velocità dei cavalli. Ora metterei qualche altro rapdomante per cercare altre macchie, magari petrolio. E poi comincerei con le bombette, ragazzi, con i radar. Che ne pensate? Ok, hanno trovato qualcosa intanto, eh. Metterei un'altra trivella qua al centro e ricercherei qualcos'altro. Compriamo i silo e basta vendere. Cacchio, l'ho messo male quel silo. Porca civetta, basta vendere, manteniamoci il petrolio. Conserviamo il petrolio, potenziamo il silo, potenziamo la velocità dei vacalli, già fatto.
e cerchiamo altro. Qua possiamo logicamente potenziare ancora ulteriormente i tubi, perché abbiamo il potenziamento per 3, se ricordate. Qua, trovato, fantastico. E qua potenziamo la trivella, perché bisogna scavare molto più profondità. Qua abbiamo trovato qualcos'altro. Io direi che abbiamo soldi a sufficienza per fare una bombetta qua. Bam, che bella grossa. E abbiamo trovato il petrolio. E magari farne ancora un paio. Una qua. Abete. Ok. Non abbiamo più soldi. Oh! Aspetta, man. Non ho più soldi. No, a vendere, forza. Non ho soldi. Sta esplodendo tutto. Sta esplodendo. Eccala, fuoriuscita di petrolio. Sono un grandissimo pirla. Arriviamo a comprarne. Oh, e fammi comprare 15. Dovrebbero bastare 15, no, potenziamo, W. Ok, il massimo dei cavalli, 25 ragazzi. Potenziamo tutti i tubi e farei un'altra trivellata qua. Bambete, bella grossa. Ok, petrolio sembra non essercene più. Sembra non essercene più, porca civetta, siamo un dollaro di qua. Vai, 25 bacalli di qua, vendiamo, signori. Qua potenziamo i tubi e dovremmo aver completato tutto. Spero non ci sia più niente, ragazzi, perché sennò noi ci mettiamo i bonus, dai. Non ho ancora usato l'ambaradam del, se vi ricordate, ragazzi, del gas. Non ho potenziato, ampliato i gas. Però sto puntando alla fine del gioco e poi poterla ricominciare in modalità avanzata, sperando di beccarci la sindicatatura. Stoppiamo il tempo. Vai. Ok. Ci becchiamo i 3 bonus. Ben 15.000 di profiterol, perché abbiamo perso un po' di ambradam. Però siamo a 96.000, 39.000, 33.000. Boh, ragazzi, sopra i 40.000 nessuno può acquistare. Andiamo subito allora. Asta per le azioni. 4%, 40.000 di mio. Anzi, potrei comprarlo anche. No, 40.000, perché poi Blanche ne ha ben 39.000. 40.000 e sto 4% mio, ragazzi. Voglio buttare via queste 40.000, che poi non sono, oltretutto non sono buttate. 40.000, mio, 4% mio, andiamo a 29%. E andrei subito con l'acquisto del nuovo terreno e mi comprerei questo, dai. Questo qua, che nessuno se lo cagherà qua sotto. Oh, allora, non voglio acquistare nulla. Ci teniamo queste 50.000 dollari, perché poi le andiamo a accumulare con quelli che prenderemo in questa partita. E andiamo avanti, ragazzi, con i cosi. Due vacalli, si ricomincia, forza. Guardate, boom. Stesso inizio di prima, ragazzi. Guardate. Mettiamo un'altra trivella qua. No, io aspetterei questa volta. Proprio cambierei strategia. È meglio spendere due cavalli in più e potenziare i tubi che prendere la trivella. O sbaglio? Guardate, primo petrolio ciccato. Ok, preso. Devo ritrovare il secondo. Andiamo a vendere già 83, non è male. Bravo Luke. Preso anche il secondo. Allora prenderei un cavallo in più. Che ne pensate? Un cavallo in più e potenziamo un tubetto. Tipo questo qua piccolino si può potenziare. Ok, ora prossimi soldi, potenziamo i tubi. Forza, ok. Dovremmo esserci, ragazzi, dovremmo esserci. Sta salendo a sinistra. Ok, qualche vacallo in più però. Vacallo in più, ragazzi. Eccola! Ho fatto la cagata. E l'ho fatta sì la cagata. Dai, devo potenziare i cavalli. 750 mi servono. 750, ci siamo. Ci siamo quasi. Ok. Potenziato i vacalli, forza. E ora si iniziano a fare un po' di soldini. Trivella di qua. Si cerca il petrolio. Si potenziano questi tubi e si acquistano nuovi cavalli. Ok, ragazzi, 15 cavalli, fantastico. Potenziamo magari di più questo tubetto e questi due, ottimo direi. Sta salendo a sinistra? No, sta scendendo. Allora, farei scoppiare qualche bombetta. Io le chiamo bombette, ragazzi, lo so che sono. Oh, mamma mia. Forse ho speso un po' troppo qua, Forse ho speso un po' troppi soldi. Anche qua, ok, solamente una macchia. Vediamo la prossima. Qua. Ottimo, non c'è quasi nulla. Sto facendo pagare. Altre sono uscite il petrolio, niente. Qua bisogna velocizzare i cavalli. Innanzitutto. E poi iniziamo a mettere qualcosa nei silo. Ok, iniziamo a risparmiare un po' di petrolio. Qua c'è un'altra macchietta. Io potenzierei questo e andrei avanti così. Ottimo. Qua c'è un'altra. Scenderei così, ma non ho più soldi, credo. Ah sì, che c'è i soldi. Ho finito le diramazioni. Ok, così. Sto riempiendo tutti i silo, raga. Dai, salite. Sta salendo a destra. Anche a sinistra, però. A sinistra sembra più veloce. Sembra più incazzato a sinistra. Siamo già un dollaro, signori. Andiamo a vendere. Compriamo tutti i vacalli possibili. Arriviamo a 25 vacalli. Ottimo. A vendere di qua, forza. Dai, qua sono un botto di soldi, dai, mettiamocelo. Ammettiamocelo, sono un botto di soldi. A 1,35?
Guarda quanti soldi abbiamo fatto. Porca civetta. Tiene, il petrolio sta finito comunque nella mappa, eh. Sì, dovrebbe essere finito, ragazzi. Non ce la fa, non ce la fa da solo, ragazzi. Bisogna dargli una mano, perché non c'è tempo. Porca civetta, siamo già il 25 agosto. Non c'è tempo. Potenziamo per due il tubo e svuotiamo questa cisterna, per forza. Con due, dai. Dai, allora, sta salendo, no, sta scendendo il petrolio. Ok, guarda adesso come sta svuotando. Siamo a settembre, ottobre, novembre, dicembre. Tre mesi, ragazzi. Tre mesi, dovremmo farcela, in realtà dovremmo farcela. Ma questo è petrolio? No, è gas. Petrolio sembra non ce ne sia più. Un diamante, attenzione, un diamante. Il diamante lo raccogliamo, ottimo. Oh, altro petrolio. Porca civetta, meno male che ho controllato. Siamo a ottobre. Siamo a ottobre. La talpa che fa? Raccoglie il diamante, ottimo. Siamo a un dollaro, andiamo a vendere tutto. Ragazzi, che non c'è tempo. Ottobre, ottobre, non c'è tempo. Porca, porca. Svuotiamo anche questa anticchia. Sta salendo qua. Siamo a novembre, attenzione, attenzione. Dai che voglio il bonus. Dai che voglio il bonus. Forza, dovrei aver fatto tutti i bonus. Yes, 21.000 di profiterol e multa per fuoriuscita è 15.000. Per cui è stata un po' una brutta botta. Ragazzi, andiamo a vedere subito. 73.000, allora 41.000, 40.000, 27.000. A 42.000 posso comprare io. 5%, 5%, 42.000 ragazzi. 42.000 me lo aggiudico io. Però voglio scendere sotto i 40.000 se possibile. Sotto i 40.000 se possibile. 36.000, 36.000. Joshua, no, Joshua me l'ha rubato. 5%. Joshua, sono io, pirla! 34%, ragazzi. E stiamo arrivando al termine, perché vediamo un po' le azioni. Andiamo a vedere le azioni, i terreni. Stiamo completando tutti i terreni, ragazzi. Voglio comprarmi questo di fianco. Facciamo l'ultima partita di questo video. Oh, sono fatto apposta. Sempre qua ho trovato il primo. Allora, questo... cacchio. Aspettavo un attimino. Guardate qua che facevo. Aspettavo un'antichia. E becca subito il petrolio. Mamma mia. Mamma mia, la culaggine, ragazzi. Questa è proprio la culaggine. Guarda che becco anche il secondo petrolio. Vendiamo un'antichia e becchiamo anche il secondo petrolio. Ottimo, ottimo. Guarda che ho switchato l'altro petrolio, porca miseria. E continuerei a vendere, fare un po' di soldini e potenziamo già i tubi. Però ho fatto una pirlata perché non voglio fuoriuscite. Non voglio sorprese, ragazzi, Dovrei già iniziare a prendere i silo, porca miseria. Ne manteniamo solamente due a vendere, giusto per fare un po' di soldini. E poi potenzierei qua. Ho finito anche il petrolio. Ma che sta succedendo? Andiamo a vendere di qua, dai. Che già sta salendo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ora cerchiamo, grazie ai raptomanti, altri condotti, altri buchi di petrolio. Ok, hai trovato qualcosa. Magari facciamo esplodere un qualcosa qua sotto, tipo qua. Bambete. Ok, ok, ok. Un diamante addirittura, raga. La miseriacciola. Abbiamo un bel po' di diamanti, lo sapete? Il diamante potrebbe essere molto utile in questo caso, perché se abbiamo bisogno di più tempo usiamo il diamante. Questo è petrolio? Yes, trovato. Una bombetta qua, bambete. Troviamo un petrolio qui. Ne facciamo esplodere una qui, bella grande. E troviamo il petrolio. Sì, sì, sì. Un'altra qua sotto, bella grande. Ma, vabbè. Allora, potenziamo questa e facciamoci il giro. Facciamoci il giro così, guardate. Bam e bam. Subito, ma subito. Ma direi instant. Una cosa che magari vorrei acquistare, ragazzi, spendiamo un po' di soldini, è il mega silo. Quello potrebbe essere molto utile. Allora, un dollaro di qua, forza, tutti a vendere. Quella potrebbe essere una cosa molto utile. Andiamo qua sotto, altro petrolio, magari come prima. Voilà. No, dovremmo essere a cavallo con le marmotte. I pesci, dai, le fuoriuscite. Ma veloci, ma veloci, ma non si fa così. Ma che mi stai narrando? Ma che mi stai narrando? Perché non ho potenziato la velocità dei cavalli? Ma sono un pirla. Ma è colpa mia, ma sono un pirla forte. Non ho potenziato, porca porca, la velocità dei cavalli, ragazzi. Dai, però. Vabbè, comunque abbiamo terminato. Dovremmo aver terminato, A novembre, attenzione, a pelo, l'ultimo cavallo da vendere. L'ultimo, ok. Dovrei aver terminato tutti e tre i bonus. Ragazzi, mamma mia. Andiamo a 55.000, siamo lì. Siamo però sopra gli altri. Attenzione, siamo ancora sopra gli altri. 34%, 4 diamanti e un po' di roba. Andiamo a vedere se posso tipo vendere i diamanti. Oh no. Andiamo a vendere i diamanti. Andiamo in banca. Suggerimenti del sindaco. No, dove era la banca? Prestito report diamanti. Me li dà 1.200. No, niente, non posso venderli a questa cifra. Un bacione, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video del sindaco Luke. Quasi sindaco Luke, ragazzi, 34%. Ricordiamo, dobbiamo terminare tutta questa maradam, ok?
perché manca davvero poco. Ne manca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mancano due partite. Se in due partite noi terminiamo con la percentuale più alta di tutti gli altri, o forse sopra 50%, ora non voglio dire una cagata, diventiamo sindaci e possiamo poi affrontare, ricominciare tutto da capo, ma in modalità avanzata, in modalità più difficile. Tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio. Un bacione, un abbraccio, 5.000 like. Ciao!